finalissima del premio L'Aquilone. I finalisti sono tre in ordine alfabetico: Elio Filippo Accrocca, che continua a essere il discepolo, diciamo così, almeno per questa occasione, del Belli; Attilio Bertolucci, che continua a essere il padrino di Gozzano; e infine Ariodante Mariani, che ci leggerà anche stavolta una poesia di Lorenzo il Magnifico, Lorenzo dei Medici. Io direi, Fiamma, di non procedere alla lettura dei curriculum, perché ormai è la terza volta che questi nostri graditi ospiti giungono qui nello studio dell'Aquilone. Procediamo subito al sorteggio. Sì, ecco. Questo è il sacchetto, vuoto come al solito, abbiamo i dadi con le lettere iniziali relative ai cognomi dei poeti partecipanti al concorso, mischiamo. L'estrazione sarà fatta due volte, visto che i poeti questa volta sono tre. Ecco, allora, il primo estratto è la lettera M, quindi inizierà per primo la lettura Ariodante Mariani. Estraiamo una seconda volta per vedere il secondo che leggerà. Ecco, la lettera B. Quindi inizierà per secondo la lettura Attilio Bertolucci, e di conseguenza il terzo a leggere sarà Elio Filippo Accrocca. Brava Fiamma, passiamo naturalmente a Mariani. Prima della lettura la domandina di rito, ecco, quale poesia si accinge a leggere? Ma ho scelto, perché è una poesia, non una è un poemetto, una laude, anzi per meglio dire, religiosa, perché fa parte di una produzione poco nota di Lorenzo. È un testo molto intenso, con dei punti che fanno addirittura pensare a Jacopone. D'altra parte, che Lorenzo, invischiato nella politica e gaudente, come ben sappiamo, avesse una così intensa partecipazione ai fatti religiosi, sorprende non, perché sono gli anni in cui c'è la predicazione del Savonarola. Non dimentichiamo poi che di lì a 20 anni suo figlio, col nome di Leone X, sarà il Papa che subirà il primo scontro della Riforma. O Dio, o sommo bene, or come fai che te sol cerco e non ti trovo mai? Per trovar te la trista alma si strugge, il dì m'affliggo e la notte non poso. Lasso, quanto più cerco, più si fugge il dolce, disiato mio riposo. De dimmi, signor mio, dove sei ascoso? Stanco son già, signor, dimmelo, omai. La vista, in mille varie cose volta, te guarda e non ti vede, e sei lucente. L'orecchio ancor diverse voci ascolta, il tuo suono è per tutto, e non ti sente. La dolcezza comune ad ogni gente cerca ogni senso, e non lo trova mai. Deh, perché cerchi, anima trista, ancora beata vita, in tanti affanni e pene? Cerca quel cerchi pur, ma non dimora nel luogo ove tu cerchi questo bene. Beata vita, onde la morte viene, cerchi, e vita, ove vita non fu mai. Degli occhi vani ogni luce sia spenta, perché io ti vegga, vera luce amica. Assorda i miei orecchi, a ciò che io senta la disiata voce che mi dica: venite a me, chi ha peso o fatica, ch'io vi ristori. Egli è ben tempo ormai. E passiamo a Bertolucci. Qual è il titolo della lirica che sta per leggere? È intitolata I colloqui, che è il titolo dell'unico libro, il libro di tutta la poesia di Gozzano, ed è l'ultima poesia del libro. L'altra volta abbiamo letto un brano del poemetto narrativo La signorina Felicita. Poi ci siamo spostati a quel suo tentativo bellissimo e poco noto di poemetto didascalico sulle farfalle. Torniamo ai colloqui, che sono dell'11 e sono lo sentirete che cos'è. Io vorrei considerarlo più che una cosa molto amara, perché lui si sentiva già malato, e malato davvero, ma anche forse un esorcismo, con un po' di ironia con la quale lui sempre cercava di sdrammatizzare le sue cose. Comunque mi pare, specialmente nel finale, che sia una poesia molto bella. Allora, sentiamo. I colloqui, rifatto, agile e sano, aduna i versi, rimaneggia, lima, bilancia il manoscritto nella mano. Pochi giochi di sillaba e di rima, questo rimane dell'età fugace, e tutta qui la giovinezza prima. Meglio tacere, dileguare in pace, or che finito ancora il mio giardino,
or che non punta ancora invidia tace. Meglio sostare in mezzo del cammino, or che il mondo la mia musa maldestra, quasi a mima che canta il suo mattino, soccorrevole ancor porge la destra. L'immagine di me voglio che sia sempre ventenne, come in un ritratto, amici miei, non mi vedrete in via curvo degli anni tremolo e disfatto. Col mio silenzio resterò l'amico che vi fu caro, un poco mentecatto, il fanciullo sarò tenero antico che sospirava al raggio delle stelle, che meditava Arturo e Federico, ma lasciava la pagina ribelle per seppellir le rondini insepolte, per dare un'erba alle zampine delle disperate cetonie capovolte. Una piccola nota. Arturo e Federico sono Schopenhauer e Nietzsche, che era il pane così spirituale dei giovani intellettuali nei primi del secolo. E adesso, va bene, ringraziamo anche Bertolucci. E adesso Elio Filippo Accrocca. Quale poesia del Belli hai scelto? È un sonetto, il terzo dopo La Luna, che era addirittura un sonetto leopardiano, e dopo Er giorno del giudizio. Questa volta è un sonetto che riguarda una piazza famosa di Roma, Piazza Navona appunto. E con questo terzo sonetto penso che si possa dire come il Belli abbia saputo esprimere attraverso i tasselli appunto dei sonetti un grande mosaico su questa città piena di contraddizioni e anche con una sua ironia che il poeta ha saputo interpretare. Piazza Navona. Se può frega Piazza Navona mia e de San Pietro e de Piazza de Spagna. Questa non è una piazza, è una campagna, un treato, una fiera, un'allegria. Va dalla Pulinara alla Corsia, corri dalla Corsia alla Cuccagna, per tutto trovi roba che se magna, per tutto gente che la porta via. Qua ci sono tre fontane inarberate, qua una guglia che pare una sentenza, qua se fa il lago quando torna estate. Qua s'arsa il cavalletto che dispensa sul culo a chi levò 30 nerbate e 5 poi per la bonificenza. Allora, tre poesie molto diverse l'una dall'altra, tre grossi calibri, questi poeti che sono giunti in finale, che possiamo già considerare i vincitori del premio Aquilona di questo ciclo, ma comunque ci sarà un super vincitore, sarete voi, gentili telespettatori, a indicarlo, a votarlo. Allora votate, mandate le vostre cartoline postali, dove? Ecco, sì, ricordiamo quindi di nuovo che sarete proprio voi, telespettatori, a decidere con i vostri voti quale sarà la classifica finale del nostro premio di poesia. Inoltre, tra tutti coloro che avranno fatto pervenire entro il 4 aprile la loro cartolina postale, indicando tra Guido Gozzano, Giuseppe Gioacchino Belli, Lorenzo De Medici, il nome del poeta preferito, verranno sorteggiati due videoregistratori. Non dimenticate di indicare anche le vostre generalità e l'indirizzo con il recapito telefonico. Le cartoline postali così compilate, indirizzatele a RAI, Radio Televisione Italiana, secondo premio di poesia L'Aquilone, casella postale 6666, Roma 00100.